Mary e Loris sono due ragazzi di estrazione sociale profondamente diversa, ma che condividono la stessa scarsa conoscenza nei confronti del mondo. La prima sembra preda di un malessere che nasce dal rapporto contrastato con la madre, il secondo sembra non avere alcun luogo di origine e provenienza, proiettando la sua esistenza verso uno sballo continuo e il sogno di una vita migliore a tutti i costi. Troveranno la loro salvezza in luoghi diversi e affrontando prove capaci di mettere in luce la loro unicità, almeno fino a quando non diventeranno un leone e una leonessa. Tutto normale. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima, ma è il corpo che quasi inconsciamente diventa lo strumento per esprimere le angosce di questa e esternarle a suo modo. La protagonista di Presto farà giorno, di Giuseppe Ferlito, è affetta da un'anoressia che divora la consistenza della fisicità portandola all'invisibilità. È proprio quando il regista e la sua giovane attrice, Ami Codovini, entrano in contatto con questo universo di dispersi e rinchiusi che il film acquista una consistenza maggiore, uscendo fuori dai canoni prevedibili della giovinezza tormentata e mettendo a confronto i dolori adolescenziali con la realtà nuda e cruda di chi non sembra avere molta alternativa.